inferno così, ragazzi. Sai, si parla proprio del metodo Brenner, cioè c'è un libro sul metodo Brenner. Stagione che personalmente può veramente voglio rivedere. Turner Pop Miner. Credo che sia una cazzata, cioè non è. Ragazzi, il piano B, col piano B non respiro. Da 107%. Mandi tutto a chi ne è, pure se è la procura incompetente, e tu ti becchi 3 mesi di inferno e ti rovinano 100 milioni. Questa è la giustizia sportiva oggi. Che davanti all'usano modi, bisogna più. Mi chiederò in diretta. E buon campionato a tutti. Ed è arrivata dunque la prima sconfitta stagionale a malincuore in Champions. Però, tante cose di cui parlare questa sera lo faremo con Frank, con il nostro Stay Home. Andre, from USA, arriverà tutto lo staff del martedì. Passerà a salutarci Mister Gatta, che è stato allo stadio, e dovrebbe passare a salutarci anche Alessandro Federico. Quindi sarà un bel parterre, ragazzi. Pronti a commentare la prima sconfitta stagionale. Un orrore, leggo qua in chat. Vedo tanto pessimismo, Ciao Frank, come stai? Bene, bene, bene. Parolone, quando la Juve non vince mai bene. Abbiamo tante cose da dire. Andre, come stai? Tanta delusione, Fabione, tanta delusione, perché io sinceramente... Aspetta, scusami Andre, scusa. Dica. Allora, premessa, Frank è carico questa sera, io ve lo dico. Non fate, io esco, perché al contrario di determinata gente, io tifo Juve, non le mie idee, e quando la Juve non vince mi fa incazzare, sia se in panchina ci sono io, sia se c'è un altro, sia se c'è uno di terza categoria. Perciò già Klim, che tende evidentemente a provocare, tra me e te c'è una differenza di tifo, che io tifo la Juve e voi puntellate su quello che dicono le persone. Sempre forza Juve, per me, a prescindere di chi c'è. Frank mi ci ha messo in mezzo anche a me, io che sono un mottiano della prima ora, ero all'Ecchiaro. È la vostra rivincita, la mia e la tua. Rivincita di che cosa? Che la Juve perde? Ma andate a casa. Ma magari ce lo spiega e ci trovo al lato positivo, perché io fino per adesso di positivo non vedo niente. Nel frattempo è arrivato anche il sindaco, che piacere. Eccoci qua. Tanta delusione. Ciao, sindaco! Ciao ragazzi, che bello. Manca qualcuno. Manca tutto il tuo asset, in realtà. Non so se hai lasciato in consiglio comunale, sindaco. Li hai lasciati in consiglio comunale? Li ho lasciati in consiglio comunale. Manca tutta la cricca. No, ma ragazzi, siamo in diretta o siamo dietro? Sì, siamo in diretta. Ma come mai ci hanno lasciato così di carta bianca? Pericolosissimo. Perché stasera in realtà è un convulso micidiale tra post-match e quelli del martedì. Quindi potrebbero venire fuori delle cose... Esplosiva. Come... Poi tra l'altro prima sconfitta, siamo qui a parlare della prima sconfitta stagionale della Juventus stasera. Sindaco, quante cose avremo da dire stasera? Stasera è stata molto brutta, cioè ho veramente poche note positive, ma molto poche, devo dire veramente poche. Peccato. Allora, sindaco, è la prima volta che siamo assieme nel post-match, perché solitamente ci vediamo il martedì.
Esatto. Solitamente il post match funziona che il primo giro, no, di commenti è dedicato ai pareri a caldo. E quindi stasera, siccome è la prima volta, no, che siamo assieme in questo post match, ti lascio l'onere e l'onore di iniziare questo primo parere a caldo, giro di pareri a caldo su Juventus Stoccarda. E niente, come ti anticipavo prima, una serie di sensazioni negative, pochi spunti positivi, pochi spunti su cui essere ottimisti, nel senso che ho visto una squadra che è arrivata seconda su tutti i palloni per tutta la partita e abbiamo avuto un grande gap a livello fisico. E è vero che comincia a regalare Bremer, comincia a regalare Cop Miners, comincia a regalare Gatti, loro fisicamente erano molto più prestanti e molto più reattivi, giuro. Io non ricordo un contrasto vinto una volta che siamo arrivati puliti primi sul pallone, e questo incide molto alla lunga, e questo poi ci ha tenuto quindi in una condizione di costante pressione. Dopodiché la produzione offensiva è abbastanza sterile, e Vlahovic o non Vlahovic è proprio, cioè, è stato il reparto a mancare oggi. Non avrei tolto con Seisao così presto. Quando ho visto che ha fatto i cambi, ho detto vabbè, quelli che sta mettendo dentro ci possono anche stare, però pensavo che spostasse Ildiz dietro Vlahovic, UEA a destra, togliesse McKennie che è stato impalpabile, ma facesse un altro tipo di partita. Ma al di là di quello, davvero ho poche note positive da sottolineare stasera, al di là dello splendido, meraviglioso secondo portiere che abbiamo. E poi no, un'altra nota dolente secondo me è che senza determinati tipi di giocatori la differenza in campo si nota in maniera evidente. In più, nota di demerito per me, per Danilo, che ha fatto, ha avuto secondo me un atteggiamento molto superficiale, ha preso un'ammonizione lì per un atteggiamento superficiale, ha proprio la solita Danilata che ci ricordiamo in questi anni, ma è proprio un suo limite mentale. Fatto sta che poi, stessa superficialità, causi un rigore così un po' antipatico, perché comunque sia a Vlahovic la scorsa giornata non gliel'hanno fischiata, una roba del genere. E, che comunque è sempre rigore, cioè sia chiaro. No, è sempre rigore, però allora, se tu punisci l'imprudenza di Danilo, perché non è stato assolutamente la negligenza o l'imprudenza di Danilo, allora e lo ammonisci, allora ammonisci anche l'attaccante dello Stoccarda, che sì, sarà anche inciampato, però inciampato ai due all'ora falciando Kalulu, e allora, visto che anche Danilo ha preso due gialli in tre minuti, allora espelli anche lui, perché è stato altrettanto imprudente. Però Danilo, come approccio e come atteggiamento, mostra dei limiti che secondo me non sono molto in linea con quello che questa squadra, al di là della brutta prestazione di stasera, vuole esprimere. E sì che Thiago Motta lo aveva anche elogiato domenica, però credo che sia un elogio figlio della volontà di, come dire, tenere un gruppo unito e cercare di far remare tutti dalla stessa parte. Vedo con grande gioia l'arrivo del mister di Virginia, qui abbiamo alzato l'asticella in maniera esponenziale. E col mister, niente, anche mi fa con me. Sì, però quando la finisci di insultare, perché sei entrato e ti sei meravigliato che eravamo in quattro. Ora no, sono meravigliato, che sono meravigliato. Qua sta la pressione. Ma io ve l'ho detto che Frank stasera è carico Frank stasera. Io mi sono meravigliato dell'assenza di Virginia.
Ma era un'assenza giustificata, mi aveva avvisato che sarebbe arrivato un po'. E tra l'altro potrei fare un'altra assenza in itinere, però vediamo. Fatemi salutare Mister Gatta, che è stato allo stadio, quindi ci racconterà. Ciao, ciao ragazzi. Io ciao, sto pochissimo. Arrivo subito da te, però fatemi accogliere la padrona di questo martedì sera, perché ragazzi, cioè, oggettivamente stiamo rubando il posto a chi il posto ce l'ha fisso il martedì sera, Virginia Zabaci. Ciao Virginia. Noi il posto fisso non lo molliamo. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera. Ciao Virginia. Vai mister, ciao. Al volo mister, così ti smarchiamo se hai poco tempo a disposizione. Prima impressione a caldo di quello che hai visto allo stadio, fra l'altro, quindi puoi raccontarci. Purtroppo è stata una partita molto brutta, la Juventus ha fatto una partita brutta, secondo me mi auguro più che una speranza, cioè una speranza più che una certezza, che ci fosse la testa già un po' all'Inter, almeno perché se oggi sono stati fatti 3 passi indietro, secondo me si è visto chiaramente che alla lunga avremo dei problemi per l'assenza di Bremer. Sì. Perché poi i tifosi hanno i loro idoli e allora poi contestano tutto, poi i loro idoli però quando giocano si capisce perché non giocano, sì. Parlo di Danilo, perché Danilo ha fatto una prestazione già allunga la squadra di 10 metri perché sembra l'ultimo Bonucci, in più prende un'ammonizione senza senso a metà campo, ma senza un senso proprio. Hai sentito il mio intervento mister prima? Veramente assoluto. Un'ammonizione assurda e poi vabbè, rigore espulsione, poi visto che tante volte ho fatto i complimenti a Motta, stasera non mi è piaciuto neanche Motta, perché vi devo dire sinceramente io i cambi non li ho capiti stasera, ma non ne ho capiti. Non ho capito quello di Vlahovic, non ho capito quello di Conceição e meno ancora ho capito come mai alla fine esce Thuram in una situazione che noi potevamo solo pareggiarla quella partita facendo poi un viaggio a Lourdes, ha messo Rui, ha levato Thuram che già soffrivamo in mezzo per tenere i due giocatori offensivi, francamente a 7 minuti dalla fine, 6 minuti con eravamo già nel recupero, quindi 5-6 minuti dalla fine, secondo me è stato un pochettino un azzardo, dico un pochettino tanto, non perché io di sicuro non posso insegnare a Motta, ma quando ha fatto il cambio io sinceramente ho avuto paura e non ho avuto tempo di pensarlo che abbiamo preso il gol, perché eravamo già in difficoltà a centrocampo prima. Poi sinceramente c'è una cosa che faccio fatica a capire, molto severi con Vlahovic, molto severi, però ogni tanto forse se esce Yıldız non è male, cioè sembra che per contratto lui non può uscire, perché adesso, cioè francamente, non so, Vlahovic è uscito oggi, poteva anche uscire Yıldız, perché noi da quel momento in avanti si vede chiaramente che non abbiamo più nessuno, anche quando per assurdo è uscito Vlahovic, abbiamo creato 2 azioni sulle fasce, belle, una dietro l'altra, e però dallo stadio, io non so se dal campo, dalla televisione, non so se avevo tutto quella percezione, ma dallo stadio quando vedevi che non c'era nessuno in mezzo all'area. In aria, no. Cioè, hai capito? Abbiamo sempre attaccato male l'area, sempre. Bella azione, ma tu dicevi sì, ma adesso dove la metti? O tira e... Adesso io non dico che fare, ho visto un pochettino i social al volo tornando ai semafori, fanno veramente, abbiamo una tifoseria che fanno abbastanza ridere, perché si vede che c'era qualcuno che non vedeva l'ora che ne perdessimo una per poter parlare del Vate che negli ultimi Champions ne ha persi 5 su 6, compreso quella col Maccabi, e oggi l'hanno tirato fuori, cioè veramente... Bisognerebbe star zitti e tifare per questi ragazzi. È una squadra che oggi ha dimostrato che ha ancora parecchi limiti. Poi è vero, assolutamente, quello che hai detto prima, che poi se ti manca Bremer, ti manca con Miners, ti manca Nico Gonzalez, e incominciano ad essere tanti,
cioè di quelli che dovevano essere. Manca Douglas Lewis, che comunque stasera sarebbe stato prezioso, perché sicuramente oggi a centrocampo non l'abbiamo, e dove abbiamo sofferto di più, perché Douglas Lewis adesso ormai lo critichiamo per tutto, però io posso dire che contro la Lazio, io ero allo stadio, gli ho visto fare alcune cose che poi non vengono segnalate da nessuno, ma ha fatto degli stop, delle situazioni in cui era marcato, dal quale è uscito con facilità, che stasera non ho visto fare né a Thuram e neanche soprattutto nel primo tempo a Fagioli, che poi nel secondo si è ripreso, ma nel primo tempo anche lui non era in palla. Non lo so, io non sarei troppo pessimista, però questa è una sconfitta che deve servire, cioè, perché se siamo una squadra giovane ma intelligente, da una partita come questa trovi sicuramente impari qualcosa, perché lo Stoccarda è un'ottima squadra, ma attaccata è tutt'altro che imperforabile. Però noi oggi non trovavamo niente a fare, il loro centrocampo ha assolutamente annichilito il nostro. Noi siamo stati in partita un quarto d'ora 20 minuti in tutti sui 90, c'è stato un quarto d'ora 20 minuti, 10 minuti del secondo tempo, che sembrava che avessimo aggiustato un pochettino il tiro, ma poco di più. Comunque, non iniziamo bene la settimana dell'Inter e purtroppo secondo me, dal punto di vista morale, a questa squadra. Poi io non so con Miners, Nico Gonzalez, se domenica saranno a disposizione, ma ho paura di io non credo proprio. Miners non la penso. Sostituzione di Conceição, cosa è stato detto? Non è che si è fatto male, perché no, credo che lui non ha giocato. Io sinceramente non ha giocato sabato, quindi era uno dei più freschi. Non era andato neanche in nazionale, se non sbaglio, perché non era neanche andato in nazionale. Era uno dei più, l'unico che saltava l'uomo, aveva fatto ammonire appena uno o due giocatori in due azioni, non so se era lui anche l'ultima, sicuramente l'ha fatto ammonire lui. Caspita, quando ha chiamato Conceição allo stadio. No, ma io ed è uno che ha capito la sostituzione, vero? Perché davvero è incredibile, non... l'unica cosa che ho detto io, speriamo che non sia fatto male, che magari ha un risentimento, qualcosa, magari ha chiesto lui il cambio perché si è accorto che aveva iniziava a avere crampi, cose del genere, perché sennò è veramente difficile capire. Bon, ho finito, vi saluto. Mister, ci dai un'idea solo di che partita ti aspetti domenica? Mi pare, guarda, è la partita che patisco di più in assoluto. Sono già nervoso adesso, poi dopo questa sconfitta sono ancora più nervoso e chiaramente non lo so, bisogna vedere come questa squadra si riprende da questa sconfitta e come anche il mister come si riprende, perché secondo me stasera è la prima volta che non è sufficiente neanche lui. Comunque l'avevi previsto ieri sera a cena, che eri preoccupato per la partita di questa sera. Sì, ero preoccupato perché quando arrivano partite come quando hai tre partite dure in settimana, una la sbagli sempre. Lo Stoccarda ha sbagliato quella contro il Bayern domenica, che ne ha presi 4-5. Però è una buona squadra, anche a Madrid si era visto. Lo Stoccarda a Madrid ha fatto soffrire il Real per chi ha visto la partita, se qualcuno ha preso gol all'ultimo minuto o agli ultimi minuti, perché ma il primo tempo poteva essere avanti un po' come oggi a Torino, però è la sconfitta più meritata, una delle più meritate che mi ricordo, cioè non c'è niente da dire. Noi siamo stati fortunati a stare in partita fino al 92esimo, bisogna dirlo, cioè il gol annullato, però francamente se me l'avessero annullato a me quel gol lì mi sarebbero girate, come a tutti noi. Poi per carità, Perina ha fatto almeno infatti volevo salutarti chiedendoti questo, una nota di merito nei confronti di Perin, anche perché ha fatto sicuramente tanto per tenerci in piedi, come dicevi tu, fino al 92esimo. Sì, anche Cambiaso e Weah sono entrati anche bene, Cabala ha fatto una buona partita, Kalulu, Fagioli,
Secondo me ha fatto una buona Fagioli. Secondo tempo, il primo no. Guarda che il primo a me Fagioli e Thuram non sono piaciuti per niente stasera. A me Fagioli, secondo me, meglio, ma il primo no. A me no. Poi sai, se uno poi la vede in un modo o nell'altro, non è che però io do insufficienza a Yıldız perché. Yıldız mi aspetto di più adesso giusto che sia così, dire, giusto. Senza dire Yıldız che cioè non è che diciamo che Yıldız però stasera mi aspettavo qualcosa in più no cioè, ma poi, all'ultimo gli ultimi tre minuti gli è arrivata una palla e doveva puntare il giovane quello appena entrato che ho detto boh adesso eri in uno contro uno Yıldız in forma se lo fuma, invece ci ha inciampato contro. A me è sembrato che noi stasera rispetto a loro arrivassimo dopo sul pallone. Sì, e arrivavamo sempre dopo, sempre. Gli spazi. Io non so perché è la prima volta che vedo palle quasi conquistate che diventano dell'avversario perché non c'è nessuno. Cioè fatto bene il primo pressing ma non il secondo. No, no, sulla seconda palla, la palla non l'abbiamo presa mai. Uno di loro. Siamo sempre arrivati dopo. E poi nota di demerito ulteriore, mister, perché tu dici se mi annullano un gol così mi arrabbio, ma se l'è perso, gli ha dato 5 metri Danilo, Sì. Cioè, era da solo. No, no, Danilo, ragazzi, se non ha mai giocato c'è un motivo, c'è un motivo, perché comunque lui... sempre che rincula anche la munizione però, arriva un'ora dopo cioè però mister scusami ti faccio dopo. Mister ti faccio una domanda e poi giuro che ti saluto e ti lascio andare ma la scelta di lasciare Gatti in panchina e tenere Danilo in campo secondo te da dove arriva? Non lo so ma soprattutto non ho capito perché nel recupero non è entrato Gatti e non è uscito il Diz e non si giocavamo 7 minuti con solo Azic davanti, ma era abbastanza chiaro che non avremmo vinto. Cioè, a quel punto io avrei messo Gatti e avrei tenuto lì, provato a portare a casa lo 0-0. Avrebbe comunque consentito di tenere lo Stoccarda distante e noi andare a 7 punti. Non lo so, è stata un po' una... Pensavo che Gatti avesse qualcosa perché è uscito anche anch'io pensavo che avesse cioè se magari è qualcosa e noi non lo sappiamo perché fare cioè era evidente che poi lì c'erano i calci d'angolo avere un saltatore in più era veramente evidente cioè io cioè adesso entra Gatti esce Yıldız ma si scaldava? Si scaldava mister? Secondo me no però io sono dalla parte opposta quindi no, non mi dà l'impressione che sia neanche scaldato. Okay. Secondo mister, mi prometti che a prescindere da come andrà domenica verrai nel post partita? Cerco di venire, vediamo il fegato com'è. Dai, perché se no Frank da solo non mi sopporta, capito? Quindi devi venire almeno tu. Ciao ragazzi, ciao, un abbraccio. Ciao mister. Fatemi andare, non vogliatemi male uomini e fanciulli di questa live, ma fatemi andare dalla principessa, dalla regina, dalla padrona di casa. La capitana. Fatemi andare dalla capitana del martedì sera, perché è giusto che sia così. Virgi, allora... Ha detto tutto il mister, penso. Chiudiamo la live, andiamo a dormire. Si potrebbe anche chiudere la live, nel senso, il mister ha fatto un bel monologo che... Ha riassunto bene la partita, secondo me. Mi sento di condividere anche le virgole di quello che ha detto. Mi viene da dire però una cosa, no? Che oggi è venuta fuori in live con Luca. Formazione iniziale era un po' spregiudicata, cioè lo possiamo dire tranquillamente che probabilmente Thiago Motta stavolta l'ha preparata non benissimo sta partita. Ci hanno dominato in lungo e in largo, io mi sono persa il primo quarto d'ora, quindi non so come il primo quarto d'ora sia stato perché ero in palestra, sono arrivata a casa, ho visto praticamente solo la squadra rossa praticamente in campo e ce ne ho fatta per una frazione del secondo tempo in cui poi c'è stata qualche occasione anche da parte nostra, però ragazzi... C'è da dire che è stata una partita che lo Stoccarda ha meritato sin dall'inizio di portare a casa, l'ha portata a casa meritatamente.
Ora bisogna che qualcuno scuota la squadra, ragazzi, e perché? Perché rischia di essere una settimana molto impegnativa questa, perché parliamoci chiaro, la partita con l'Inter forse è anche più difficile di quella che abbiamo vissuto stasera, e mi sento di dire che forse, io un po' spero, no? Che forse stasera siamo scesi in campo pensando già a domenica, penso anche guardando io le l'ho detto inizialmente, se devo sacrificare la sconfitta di stasera per vedere una gran partita domenica, va bene, cioè nel senso la tifoso la vedo così, poi sì, però ti dico, cioè sì, anch'io ci farei la firma, nel senso se perdi questa e vinci domenica ci faccio la firma, però insomma mi è sembrato che anche in alcune scelte stasera durante la partita Vlahovic per ora non era mai uscito dal campo, per esempio. Con Seisao poteva benissimo arrivare in fondo alla partita, a meno che appunto non ci sia stato qualcosa. La presenza di Danilo dal primo minuto ormai fa notizia, l'assenza di Cambiaso lo stesso, anche le scelte a centrocampo alla fine si sono rivelate sbagliate, no? Però non potevamo immaginarcelo all'inizio, e poi c'è da dire, ragazzi, non possiamo perdere un uomo a partita. Cioè, anche oggi perdiamo Douglas Luiz, probabilmente Thiago Motta aveva preparato la partita con la presenza di Douglas Luiz in campo, poi chissà come sarebbero andate le cose, però cioè io stasera sinceramente fatico a trovare note positive, cioè da sottolineare forse di positivo l'ingresso di Cambiaso, la prestazione di Conceição che per me è stato una delle poche note positive della serata, e poi c'è Kalulu che anche stasera secondo me non ha fatto malissimo, ecco, diciamo sono stati altri quelli che hanno fatto male. Sinceramente mi dispiace dirlo, però Danilo stasera ha detto bene il mister, si capisce un po' perché nella maggior parte delle partite non abbia visto il campo. Mi dispiace dirlo, però bisogna che, non so, cioè se deve scendere in campo deve essere un giocatore che è valido e buono per la causa, se deve essere in campo e essere prestante come stasera, diciamo che ha poco senso. Nella partita contro la Lazio è stato molto positivo, stasera ragazzi è stato uno dei punti, delle note più negative, e poi vabbè faremo sicuramente un giro anche sui singoli, però mi sento di dire che secondo me urgono delle risposte anche da qualcuno là davanti, in questo momento penso a Diz che stasera è stato impalpabile, sta mettendo in fila una serie di prestazioni che sinceramente sono veramente negative, e bisogna recuperarlo, bisogna capire perché non sta giocando bene, forse ecco il fatto che siamo molto corti in attacco in queste partite e anche in generale sui ritmi comincia a farsi sentire, però ecco qui lascio più la parola a voi, ecco. E allora fatemi andare da Frank. Oggi è la partita più facile da commentare. Tolto un paio di elementi, è andato tutto male, perciò diciamo tipo la partita con l'Empoli, nel senso che tu ne salvi Perin, salvi Kalulu, poi si è sbagliato tutto, ma io do sempre responsabilità ai giocatori in campo. I giocatori in campo hanno sbagliato tutte le scelte che c'erano da fare in parte, tutte, anche nei controlli palla, anche nell'uscita palla, anche nelle letture. Oggi Savona per esempio è un ragazzo, perciò non perdere era in bambola dopo 3-4 minuti, in bambola tutto il tempo. Ha fatto 4 minuti positivi dove si è mosso discretamente bene. Fai fatica, Kalulu è andato fuori giro anche qualche volta perché Danilo l'ha messo in difficoltà. Quando si dice, e che è qua che io poi mi arrabbio, quando si dice, si è pensato all'Inter, un errore grosso, noi siamo la Juve, tu oggi vinci e vai ai playoff. Perché minimo che vai playoff con 9 punti e sono altri 70 milioni assicurati. Primo. Poi l'Inter la vediamo. L'Inter in questo momento sulla carta è più forte e poi giocheremo con l'Inter. Però se è stata fatta sostituzioni e turnover inizio partita per l'Inter, secondo me è un errore madornale. A prescindere da chi lo fa, se lo faccio io, se lo fa Thiago Motta, se lo fa un altro. Secondo me, poi Vlahovic, ancora di più di Consensau, non si toglie mai. Cioè, tu non hai un altro punto di riferimento. Ragazzi, se Frank dice che Vlahovic non va mai tolto. No, ma non è quello. Tu non c'hai un punto di riferimento. Due cross che sono passati per l'area. C'era Ildiz, secondo palo, in area di rigore non l'ha attaccata nessuno, cioè, perché non c'era nessuno di ruolo. Queste cose, ragazzi, oggi è sbagliato. Ma noi non abbiamo tirato in porta con la Lazio in 10 contro 11. Abbiamo preso una traversa, un gol di Douglas Luiz
diciamo sbagliata, due tiri centrali. Questo è un campanello d'allarme che arriva da parecchie partite, poi la vinci, la porti a casa, noi siamo tutti contenti perché vincere, vincere è importante, perché oggi avessi vinto 1-0 al 95esimo io ero la persona più felice del mondo, perché a me eravamo qui con l'elicottero, Frank. No, secondo me c'è anche da cambiare qualcosa. Per come si era messa, siamo leggibili. Loro oggi ci hanno attaccato su Savona, che l'hanno visto in difficoltà, ci hanno tagliato nel primo tempo in mezzo al campo. Turam e Fagioli sono fatti sempre tagliare, spesso negli ultimi 30 metri loro avevano 20 metri di spazio ogni volta che prendevano palla. Queste cose sono gravi tatticamente di chi legge le situazioni in campo, non l'allenatore che sta in panchina. Io parlo dei giocatori, cioè Turam deve capire che Turam al massimo può fare l'incontrista, al massimo deve correre per rubare palloni, perde palla, riporta sempre palla su, è quel giocatore lì. Fagioli entra con la Lazio e mi sembra un giocatore che sta in vena. Oggi li ha sbagliate tutte in uscita palla, in orizzontale, il contrasto. Oggi abbiamo fatto male tutti. Perciò, oggi come fai a... non c'è niente. Però scusate, no, non voglio interrompere te, Frank, però no, sinceramente, ragazzi, ho letto qualche commento ora, non è per successo. Attaccare sempre quello che viene scritto, però cioè, il progetto, alla fine, per forza di cose, devi andare a sbattere poi con alcuni ostacoli. Io non mi sento sinceramente che dopo nemmeno 10 partite, forse questa era la decima della stagione tra le partite ufficiali, si possa mettere in dubbio la posizione di Thiago Motta. Siccome mi sembra di leggere un po' di fermento sia qui in chat che anche scorrendo sulla bacheca di X, ho già visto qualcosa su Instagram. Ragazzi, noi dobbiamo essere i primi a alleggerire, già ci pensano da fuori a dire che siamo una squadra che quest'anno deve vincere lo scudetto, che quest'anno deve per forza di cose stravincere, strafare. Se quest'anno la società dice che si è al quarto posto, avranno fatto i loro conti, ecco. No, senza dubbio, io sono d'accordo su cui ci mancherebbe altro. L'allenatore deve stare almeno 2 anni. Volevo interromperti, Frank, sul discorso che stavi facendo prima, mancherebbe. Però sembrava... Gli allenatori devono restare sempre 2 anni, per me, a prescindere, l'ho sempre detto, sia Sarri, sia Pirlo, per me devono stare almeno 2 anni per vedere un lavoro. Semplicemente che io penserei fossi Motta, però io non sono Motta, non è per insegnare a Motta, che qualcosa tatticamente va cambiato. Noi siamo leggibili, e anche la Lazio, noi siamo molto leggibili dalle squadre avversarie. Non abbiamo nessuno che salta l'uomo se togliamo Consensao. Non abbiamo uno che ribalta il campo in maniera veloce e con qualità. Non facciamo mai un contropiede dove siamo lineari, andiamo a concludere porta. Cioè abbiamo dei problemi strutturali. E siccome io penso che il calcio è sempre fatto dei calciatori, in questo momento, oggi McKennie male, però McKennie ha giocato al posto di Coop Miners. Tra avere Coop Miners in quella posizione alla tre quarti, avere McKennie, qualcosa cambia. O nelle sostituzioni, anche perché se non l'avremmo preso con Miners, perché McKennie l'ha fatto tante volte negli anni scorsi quella roba lì. Sì, però se tu c'era Nico, non per dare le scuse, cioè è normale che ha ragione sempre chi non c'è, si dice sempre così, però se tu hai Nico e il sostituto poi con Sensao, faccio l'esempio, cambia anche il tipologia di partita. Okay. Per me Douglas Luiz con Fagioli serviva per tenere un po' più palla, vedendo lo Stoccarda come gioca. Invece hai avuto difficoltà perché Fagioli è l'unico che cerca di far gioco, Turam e McKennie non hanno quella tipologia, però non è a fare un dramma. Io me le aspetto e me le aspetterò ancora queste cose. Noi siamo una squadra che l'ultima punizione fanno il passaggio a 2 anziché metterla dentro. Mamma mia, poca personalità. Locatelli sulla fascia, anziché mettere un cross al volo di sinistro quando c'è stata quella ribattuta, è tornato indietro, ha perso palla in 2 contro 1. Perché non ha nemmeno il passo. Ci sono delle cose che fanno in campo i giocatori, a prescindere dall'allenatore. Non è sempre l'allenatore. L'allenatore non ha il joystick che ti muove come crede lui. Le situazioni in campo le leggi tu che sei in campo. Le scelte le fai tu che sei in campo. Abbiamo sbagliato tutte le scelte. Oggi abbiamo sbagliato tutte le scelte. L'unica cosa comprensibile, e poi mi direte voi, è che quando si sbaglia tutti è meglio, anziché sbagliare 3 o 4 per volta, come dire, quando si sbaglia una partita quasi tutti la prendi, sì, come mentalmente, dire, mentalmente ci sta, è la giornata storta, che pure oggi è la giornata storta per tutti, quindi storta. Se la porti a casa con la consapevolezza che... Però c'è da dire anche che se è stato fatto tutti in previsione dell'Inter, non è mentalità Juve, a prescindere da chi è il progetto. Io non credo. Le sostituzioni di Consensau e Vlahovic secondo me sono in quella direzione.
cioè tu non hai un attaccante, però, non puoi tornare allora, attaccante. Su Consenso non ho niente da dire, cioè, poi lascio Andrea e agli Andrea, diciamo al sì, Andrea. In quel momento, dal 70esimo, loro avevano calato drasticamente l'intensità e la tenuta fisica. Tu, uno, che sono stati quei 10 minuti dove siamo usciti meglio noi. Ma uno di riferimento davanti lo devi tenere. Se non ne hai, fai con quello che hai. Con l'Inter ci pensiamo da domani. Cioè, oggi abbiamo fatto una brutta figura, non perché si è persa, perché si può perdere in mille modi. Ne abbiamo fatte tante in questi 3-4 anni finali. E che tu oggi potevi perdere una mazziata... non è indifferente, cioè oggi Perina andrebbe fatta la statua fuori dallo stadio, perché oggi abbiamo evitato e hanno avuto 10 occasioni potenziali pericolose, perciò è stata una partita deludente anche come atteggiamento, Andrea, secondo me, cioè nel senso anche come atteggiamento a volte in campo mi è piaciuto poco anche l'atteggiamento, poi la sconfitta, ripeto, poi potevamo vincere al 95esimo con un calcio d'angolo e va bene uguale. Io vedo che da 3-4 partite siamo troppo lenti, leggibili e c'è qualcosa che non va, no, ma non questo, è un problema. Per questo io dicevo, anche l'avessimo pareggiato per come si era messa la partita, penso che sarebbe stato veramente grasso che cola. Io sono totalmente d'accordo con quello che ha detto Frank, nel senso dal 2006 in poi quella con l'Inter, le partite con l'Inter sono le partite... più attese dell'anno, no? Appena esce il calendario è la prima che vado a vedere, eccetera. Però allo stesso tempo io oggi pensavo, prima stavo dicendo, c'è tanta delusione, perché io speravo che questi 3 punti l'avremmo portati a casa, che sarebbe stato fondamentale, perché andare a 9 punti dopo le prime 3 partite, come il discorso che faceva Frank, no? Praticamente significava che ai playoff ci andavi e in qualche modo il turno lo passavi. Quindi io non lo farei quel ragionamento, capito, che per una grande partita domenica contro la seconda squadra di Milano baratto questa sconfitta, anche perché lo dicevamo, Fabio, in pre-live. La cosa preoccupante è stata il fatto che loro correvano il doppio rispetto a noi. Andre, il sindaco, diceva siamo arrivati secondi su tutte le palle. Loro correvano il doppio. Dietro, in difesa, il centrocampo... no, nel senso, il centrocampo è andato in confusione, ma anche la difesa non ha avuto un minimo... Calulu, stasera Calulu, scusami se ti interrompo, Andre, che comunque si porta a casa, secondo me, un 6 discretissimo in pagella, comunque, secondo me, ha brillato molto meno, ma per quello che dicevamo anche prima, molto legato al fatto che, secondo me, è andato anche lui in confusione per via della prestazione di Danilo, per via del fatto che Savona nel primo tempo non ciapa una palla, ma manco per sbaglio, ragazzi. Secondo me, Fabio, anche sono stati anche bravi loro, perché lì davanti cambiavano tanto, si muovevano in continuazione, loro non ti hanno dato punti di riferimento. Quindi magari sì, un po' la presenza di Danilo avrà fatto il suo, però secondo me noi siamo andati in confusione perché non ci aspettavamo, cioè non eravamo in grado proprio di gestire una squadra. Sì, può darsi che non l'abbiamo preparata semplicemente molto bene, perché loro hanno dimostrato, secondo me, un ottimo impianto di gioco. Cioè non hanno dato punti di riferimento, a centrocampo sembravano sempre uno in più di noi. Secondo me non è stata preparata bene, perché forse all'interno di una stagione quando ci sono le pause nazionali e 3 partite in una settimana può darsi che certe partite non le prepari bene come le altre, e speriamo che questa non sia stata studiata nei minimi dettagli come invece necessitava, e basta, guardiamo avanti, guardiamo a domenica. Certo è, a me onestamente vedere, poi ho la sfortuna, voglio dire, Bremer non se l'aspettava nessuno, anche Nico Gonzalez comunque sicuramente incide, lo stesso Cop Miners. Ci ho detto, cioè, si sono alternati in questa partita Rui, Savona, Azic, cioè sono un po' troppi da inserire in un contesto sperando che poi
nelle situazioni di difficoltà facciano il loro, cioè nel senso, quando il mister dice non mi aspettavo l'ingresso di Rui, ma non è che non mi aspettavo l'ingresso di Rui per una questione tattica, o meglio, non solo tattica, io non mi aspettavo che in una situazione di grande emergenza, di grande pressing da parte loro, di grande difficoltà da parte nostra in inferiorità numerica, metti dentro Rui. Ma perché non... cioè anche il segnale che dai ai compagni, alla squadra, non è di teniamo duro, cioè cosa metti dentro lui, cioè voglio dire, a volte il mister della panchina secondo non è che può andare a parlare nell'orecchio a ciascun giocatore, però metti dentro Gatti in mezzo alla difesa, cosa vuol dire? Vuol dire andiamo a fare le barricate. Io scusa, quando non la puoi vincere, non la devi perdere. Non la devi perdere, esattamente. Scusami, sindaco, se ti interrompo. Io spero a questo punto che l'assenza di Gatti sia legata magari a qualche problema dei giorni scorsi. Io pensavo, è il mister che mi ha messo il dubbio. Io pensavo che fosse indisponibile Gatti, cioè che fosse lì a far numero, ma che non fosse in qualche modo. Ma probabilmente se non si è neanche scaldato, a questo punto mi viene da pensare che probabilmente magari ha avuto qualche intoppo nei giorni scorsi e ha preferito non rischiarlo e l'ha portato come presenza, perché se no non si spiega, anche per un discorso che il discorso che facevi tu poco fa, no? Cioè noi abbiamo visto Gatti all'inizio della stagione che è stato capitano, ce ne è stata data anche un'importanza di un certo tipo, quindi credo che comunque abbia uno spessore, no? Nel senso, certo, anche all'interno del gruppo squadra come riferimento. Cioè se tu metti Gatti a 10 minuti dalla fine per fare numero, per avere un po' più di quantità, per attaccare la porta in maniera diversa, sai, probabilmente anche la squadra la interpreta in un modo. Capito? È proprio questo. Secondo me mancava anche meno di 10 minuti, poi vabbè, forse c'era il recupero, però... cioè il mister mettendo lui, cioè non hai messo non hai messo Milik, non hai messo con Seisao, cioè Rui che messaggio è un messaggio di dire boh, questo dove si piazza, cioè non sai neanche che ruolo ha sostanzialmente. È tagliato Fabio. Ah, è tagliato? Scusami. Sì. Non sai nemmeno bene che ruolo è. Sì, fa il terzino sinistro e ok, cioè nel senso avevi cambiato molto, hai inserito Cambiaso, Cabal, hai spostato, poi cioè nel senso non hai dato secondo me un messaggio univoco in un momento in cui c'era bisogno di stringere le maglie bianconere e portare a casa il punticino, insomma, cioè senza vergogna, perché comunque sia ci hanno preso un po' pallonate. No, poi c'è la parte offensiva, le ultime tre partite ne abbiamo segnato sul rigore e sull'autogol. E il creare, no? Perché poi uno può sbagliare, ne sbagli, c'è il portiere avversario, è c'è il portiere oggi, zero parate, e Provedella ha fatto due parate centrali sabato. Ma cioè noi dobbiamo essere più pericolosi, secondo noi me. L'unico tiro nello specchio che facciamo è quello dove Thuram calcia e si mette il difensore, no, o Ildiz centrale, il portiere prende soltanto quella palla con Ildiz che calcia centrale a mezza altezza, no, anche quella lì, anche quella di Thuram in quel sì, però non l'ha presa, dico il portiere, no, era nello specchio, ma il portiere era dall'altra parte e c'era di mezzo, secondo me ora siamo diventati leggibili, io ripeto, siamo le tracce senza palla che comunque ti dà a volte Nico che entra nel campo, così non ne abbiamo, perciò magari fai un 4-4-2, Ildiz attaccalo a Vlahovic, fai qualcosa di diverso, ma non è perché io devo dire a Mot cosa deve fare, nel senso nel pensiero dico oggi vai a sparigliare un po' le carte perché eravamo totalmente in confusione, cerca di sparigliare un po' di casino, ma il casino non è che si spariglia togliendo il consenso, che magari è l'unico che ti può dare un po' di luce nell'uno contro uno e creare qualcosa in più. Io, la sostituzione che è entrato bene è UEA, perché UEA due o tre volte è andato al cross, è entrato anche discretamente, però con Senzao è imprevedibile, va sia all'interno, va sia all'esterno. Io pensavo che però, infatti, spostasse con Senzao a sinistra, mettesse UEA a destra e Ildiz dietro la punta, perché la prima c'è stata una ripartenza tipo 46esimo, 47esimo,
McKennie, che ha giocato male, c'è stata una ripartenza, ha dato una palla con Seisao che stava andando in fascia, gliela data corta, però ho detto questa partita qua la può risolvere solo un guizzo di con Seisao. Dopo 7 minuti l'ha tolto, e dopo 7 minuti l'ha tolto. Infatti poi i pericoli che sono arrivati, due dalla parte destra grazie a Weah, però abbiamo sfondato lì volendo, e secondo me con Seisao, mettendoci un pochino più di qualità di quella che non ci mette Weah, proprio per qualità tecniche, magari poteva in qualche modo trovare soluzioni anche più pericolose. Certo che poi se fai fare le sgroppate a Weah sulla fascia e in mezzo non c'è il centravanti, è un cane che si morde la coda, cioè... No, ma perché anche lì poi noi, io adesso non voglio fare la polemica, perché in una serata come questa spero che, come dicevamo prima, no, abbiamo detto Frank, è andata male per tutti, dall'allenatore a chi è andato in campo, non c'è stato qualcuno che, cioè, tu escludendo Perin, che ovviamente ha fatto veramente una partita incredibile. Ragazzi, senza Perin stasera ha fatto la prestazione da Buffon. Sì, cioè io, ragazzi, stasera ha fatto qualche parata che mi sembrava di vedere la stagione, non quella in cui arrivammo 16-17, però 16-17. Insomma, cioè, ha fatto delle parate allucinanti stasera Perin, e senza Perin stasera finiva tanto a pochino. Cioè, ha fatto un paio di miracoli, Perin, ragazzi, stasera. Io volevo, un paio di miracoli ogni 10 minuti. Cioè, io volevo solo aprire una piccola parentesi, ma non perché voglio fare polemica, perché... E fai polemica! No, perché sai che a me non piace, Frank, far polemica. Io sono quello che da tempo, dall'anno scorso, dice, io vorrei che noi tifosi fossimo un po' più uniti, no? Cioè, nel senso che la smettessimo di avere queste religioni, basta. Cioè, mi sono rotto i coglioni di sta roba, lo dico francamente. Cioè, ora mi piacerebbe che la gente iniziasse anche a rendersi conto che, siccome per mesi, partite, periodi e settimane abbiamo sempre lanciato la shitstorm su Vlahovic, mi piacerebbe anche che però la gente riconoscesse che oggi Vlahovic è veramente impossibilitato. In partite come quelle di stasera, Vlahovic è impossibilitato a fare qualunque cosa. Cioè, è lì che io dico, vorrei che la mente del tifoso arrivasse a capire che non bisogna sempre andare ad accanirsi verso una singola situazione, perché oggettivamente, ragazzi, cioè, Vlahovic è l'unico che ha portato gol fino adesso, l'unico, se non in altre 2 o 3 individualità. Senza gol di Vlahovic, ragazzi, vinciamo con un autogol, vinciamo con un calcio di rigore, e stasera non facciamo quasi mezzo tiro in porta. No, è come se ci avessimo sempre bisogno di un capro espiatorio, no? L'anno scorso. Hai capito? Io la vedo un pochino diversamente. Ce la prendiamo con l'unico giocatore che forse è di livello superiore rispetto al resto della rosa, insieme a Bremer, che è assente. Però si prende lui la responsabilità, perché è lui là davanti, a lui la responsabilità spesso di risolvere le partite. Però se fino adesso, nella difficoltà di questa squadra a segnare, lui è riuscito ad avere comunque uno score importante come quello che ha, probabilmente non è lo scarzone che in tanti... Capito, io quello vorrei, cioè io vorrei che ci fosse sempre lucidità nelle analisi che facciamo, cioè sia a livello di squadra sia a livello di singoli. Io non sopporto l'accanismo terapeutico, è proprio una roba che mi manda fuori controllo, perché io credo che dentro le situazioni bisogna veramente analizzare 57.000 cose diverse. Ed è giusto, però, cioè, nel senso, alle volte capisco anche, no, la critica, perché alla fine l'attaccante è numero 9 della Juventus, perché percepisce uno stipendio importante, perché quello, perché quell'altro. E non si parla neanche di un fenomeno, attenzione, cioè non sto parlando di Vlahovic come un fenomeno, però non vorrei che ci fosse questa sorta di, come diceva poco fa Andre, di necessità di dover sempre trovare un capo espiatorio nelle cose. Cioè, ragazzi, oggi male tutti, ma male tutti. Guarda, Fabio, capisco il discorso che fai e condivido sul fatto che tu mi dica, in una partita del genere Vlahovic è oggettivamente impossibilitato. Ciò che però mi piacerebbe, cioè, ai miei occhi
ai miei occhi, in una partita così, cioè io lo esento da ogni tipo di colpa se mi scende 10 metri, mi riconquista 3 palloni e mi prende 5 falli. Io penso che oggi Vlahovic abbia subito 0 falli. No, però allora, attenzione, però attenzione, detto. Oggi male tutti, compreso male Vlahovic. Tutti, ma non, cioè, la giustificazione non mi serve darla a Vlahovic, male tutti, male anche Vlahovic. Cioè, nessuno ha buttato la croce su Vlahovic. No, ma sai perché ho aperto questa cosa? Sai perché ho aperto questo dibattito qua? Perché mi riferivo al fatto che serve Balotelli, è per quello che l'hai aperto questo dibattito. Sì, certo. Che analizziamo da diverse partite che la Juventus senza i gol di Vlahovic non segna. No, ma guarda, assolutamente, ma non lungi da me buttare la croce su Vlahovic, e anzi condivido il fatto che in certe partite, per caratteristiche, la sua produzione offensiva è limitata da circostanze che non dipendono da lui. Però quello che mi piacerebbe vedere da un centravanti che è mentalmente nella partita, in ogni tipo di partita, anche nella difficoltà, è che niente, cioè, non è serata dal punto di vista offensivo. Mi metto in trincea, scendo 10 metri, il mister mi dice di andare su, non lo ascolto perché tanto di palle non me ne arrivano, e vado a fare un po' di lotta, perché comunque sia con la gente che gli girava attorno e con il centrocampo in sofferenza costante che abbiamo avuto, qualche sgomitata, qualche fallo conquistato, qualche contrasto, qualche palla sporcata avrebbe aiutato, insomma, un centrocampo che oggi ne ha viste veramente poche. Sono in linea con te, sono in linea al 100% con te, però posso dirti una cosa. Oggi ho fatto... Poi magari se riesco vado anche a recuperarla la cosa, però ho fatto mente locale a un certo punto, perché mi sono reso conto di quanto stessimo patendo la partita a centrocampo, perché c'erano in più circostanze almeno 20-25 metri tra la nostra linea offensiva e i due centrocampisti, e Fagioli e Thuram. Cioè, dove noi perdiamo palla a ridosso dell'area di rigore dello Stoccarda e il centrocampista più vicino è a 20 metri, e quella roba lì non va bene. Certo. Quella roba lì non va bene, perché lì vuol dire, certo, che sei completamente fuori dalla partita e non la prenderai mai, mai, perché sulla seconda palla non arriverai mai. No, ma infatti sulle seconde palle non siamo arrivati mai. Cioè, è stata una roba, le palle mezzo e mezzo sono sempre arrivate loro. Quando le abbiamo contrastate o contestate, sulla seconda palla arrivavano loro. È stato anche questo, anche questo, non so se ci avete fatto caso, anche questo è vero. In più circostanze Thuram mi ha dato l'impressione di passeggiare, e queste cose per me vanno risolte. A me Thuram, ragazzi, posso dire, a me Thuram è uno di quelli che per ora mi sta convincendo meno. Però forse è presto, io, diciamo, avevo alte aspettative su di lui perché, diciamo, è già un anno e mezzo che si parlava di lui già prima che arrivasse, quindi sinceramente mi aspettavo un giocatore, per quanto giovane, un po' più pronto a questo livello di Juve. Però questo non voglio smontarlo, nel senso, magari già con l'Inter ci farà vedere qualcosa di diverso. Io credo che ci sia bisogno di percorso di crescita da parte di tutti, però ci sono delle cose che secondo me vanno al di là del percorso. Cioè, l'approccio che ho visto questa sera, soprattutto da parte di qualcuno, è un approccio che io non voglio vedere. Cioè, che tu sia Douglas Luiz, o che tu sia Vlahovic, o che tu sia Rui, o che tu sia Fagioli, cioè, non... io capisco che anche in chat prima, e anche magari privatamente con Mirko mi è capitato di fare questo discorso. Io capisco che oggi, nella partita di stasera, ad esempio, ragazzi, alla fine giocavamo con Rui, Azic, Cabal, gente che veramente non aveva mai visto un campo di Champions League, e ci sta che mi si venga a dire che comunque la rosa è questa, va bene. Però un conto è dirmi la rosa è questa, un conto è proprio, cioè, vedere quello che io ho visto stasera. Cioè, stasera per me sono stati fatti molto più che 3 passi indietro, ma molto di più che 3 passi indietro. Per me stasera è una partita da dimenticare, e mi aggrappo al fatto che tutti quanti l'hanno sbagliata, ripeto, escludendo Perin.
E quindi se l'hanno sbagliata tutti quanti, probabilmente la consapevolezza può aumentare e da domani hai un approccio diverso. Già solo per gli allenamenti, già solo per preparare le prossime partite. Però quindi, io non lo so, io più che agganciarmi, no, è chiaro, oggi è difficile salvare qualcosa, l'abbiamo detto finora, però alla fine è comunque la prima sconfitta stagionale, cioè c'è da dire che una partita ci può stare di topparla così. Virgi, a me non piace perdere così, che non vuol dire che non si può perdere, perché in un percorso ci sono anche le sconfitte. A me non piace perdere in questa maniera. Cioè, quando io vedo la Juve perdere in questa maniera, mi bolle il sangue. Dico, Fabio, secondo me, non per dire già qualcosa di conto a te, no, però per me più del risultato, secondo me stasera devi portar via il fatto che la partita ti hanno sovrastato in qualsiasi zona di campo e che si sono rivisti i campanelli d'allarme, un po' come diceva Frank, che si erano già iniziati a vedere nelle partite prima. Cioè, per me il risultato, hai perso una partita che meritavi di perdere, però ecco, prendiamo quello che ha evidenziato questa partita, cioè che tutto quello che era già venuto fuori nelle scorse partite, diciamo in questa è venuto un pochino al pettine. Ecco. È venuto in maniera più esposta, sì. Certo, è vero, assolutamente. Ma infatti io da una parte sono preoccupato, dall'altra spero che sia comunque anche sintomo di voler capire che forse da domani in avanti c'è da fare un percorso diverso. Cioè, perché l'unica cosa sulla quale ci si può aggrappare. Poi ragazzi, le assenze pesano, cioè è inutile girarci intorno, perché Cop Manners, per quanto fino ad oggi, fino a quando l'abbiamo visto in campo, non l'abbiamo mai visto al 100%, perché non l'abbiamo mai visto al 100%, comunque un giocatore indispensabile. Un giocatore di 3 categorie superiori a tutti gli altri. Assolutamente. Secondo me in questo momento il gruppo che abbiamo non può prescindere da Cup Miners, come diceva prima Frank, e da Fagioli, che voi non avete visto bene, però secondo me oggi Fagioli ha quelle scelte sbagliate che si sono viste in generale nel resto della squadra. Io non l'ho vista in Fagioli. Il problema è che la squadra non girava e quindi anche se lui faceva la cosa giusta, in realtà non arrivavamo sempre tardi, quindi non siamo riusciti a sfruttarlo, però io penso che questi sono i due giocatori su cui bisogna costruire tutto intorno, quelli che hanno un po' più qualità e che vedono il campo e che hanno determinate linee di passaggio nel momento in cui il ritmo si alza. E speriamo che torni il prima possibile Coop, ragazzi, cioè, perché se no il gruppo è questo, eh. Gruppo a questo. Vai Virgilio, ci pure le parole di Tiago. Sei mutata. Sì, perché c'è sempre il discorso che tossisco e quindi evito di spaccarvi le orecchie. Allora, Tiago Motta ai microfoni Sky Sport sulla prima sconfitta. Lo Stoccarda ha meritato, fin dal primo minuto sono stati meglio di noi. Dobbiamo accettarla, continuare a migliorare e soprattutto digerirla il prima possibile. Ringraziamo intanto Round Juventus per l'ottimo lavoro nel riportarle. Cosa non ha funzionato? Non siamo riusciti a togliere loro il controllo del gioco. Nel primo tempo uscivano dalla nostra prima pressione con il difensore centrale o a sinistra. Noi poche volte abbiamo avuto il controllo. Oggi abbiamo sofferto e, ripeto, meritatamente loro hanno vinto. Perché soffriamo con squadre che hanno ritmo? Non penso che noi italiane andiamo troppo piano. Sicuramente abbiamo sofferto il loro gioco e subiamo tante volte. Abbiamo fatto fatica a imporre il nostro gioco e competere contro una squadra più forte. Ci sono tante cose da analizzare sul calcio italiano internazionale, c'è tanto ritmo. Questo è il livello, sicuramente possiamo alzarlo per le prossime gare in Europa. Solo Vlahovic come centravanti, tutto quello che vediamo oggi è condiviso con la società, chiaro che nella fase offensiva dobbiamo fare meglio, però va fatta un'analisi più al completo. Per fare meglio davanti dobbiamo fare meglio anche dietro. Quando abbiamo recuperato la palla non siamo stati in condizione di attaccare una squadra del genere. I dati sicuramente saranno d'accordo con quello che sto dicendo. Abbiamo fatto poco nel dominare il gioco e controllare le azioni per andare avanti insieme. Mi sembra di aver letto tutto. Adesso abbiamo una grande sfida contro l'Inter, anche loro stanno bene, guardiamo in avanti.
E poi hanno parlato anche Perin e Fagioli, però insomma, intanto penso che ci sia un po' di carne al fuoco da discutere con questo. Andre, riusciresti ad accendere una lucina, qualche cosa? Che ti vediamo sempre meno e sempre più sdraiato. Silenziati, perché se ti addormenti, capito? No? No, piano piano ti vedo sempre più scendere. Ma è l'effetto della partita di questa sera, secondo me. Esatto, aspetta. No, voglio un attimo fare un giro di commenti su queste parole, su quello che vi aspettate anche, cioè, io, siccome siamo ora entrati nell'ora di puntata, credo che comunque, per non renderla troppo omologata, sennò poi i commenti in chat sempre, cioè, no, vorrei parlare, no, inizierei ad andare verso la direzione di quello che è la partita di domenica, quindi partendo dalle parole del mister, vorrei che tutti quanti più o meno iniziassimo a esporre che tipo di partita ci aspettiamo, sia a livello ambientale, sia a livello tattico, sia a livello individuale, se qualunque spunto vi possa venire in mente. Frank, parto da te. A livello ambientale credo che sono partite che si preparano da sole, dove troveremo un ambiente caldo, ovviamente. Il problema Frank, è un altro. Frank, dipende quanti biglietti hanno dato, però. Però c'è anche da dire che l'Inter non ha grossi problemi ad avere il ritmo dello Stoccarda e giocare tra virgolette con lo Stoccarda, è una squadra molto superiore allo Stoccarda. Questa partita ti mette un po' in ansia tra virgolette prima di domenica, perché è una partita che io ho visto anche fisicamente male male i nostri, e l'Inter invece è una squadra forte, consapevole, esperta, capace, se hanno un'azione spesso fanno gol, se hanno un'occasione. È una squadra che abbiamo visto a Roma, non è stata brillantissima, è stata bellissima, però poi ti punisce a un errore, perciò è una squadra sicuramente più forte di noi, questo purtroppo dobbiamo dirlo perché è così, e in più non abbiamo, dobbiamo sperare, anche se non si dice nello sport, che Çalhanoğlu non recuperi, perché Çalhanoğlu toglie un bel pezzo di palleggio o diversità di giocate, perché Çalhanoğlu sa calciare i piazzati, sa fare lanci, ti manda in porta, lanci di destra e di sinistro, è un giocatore fortissimo, se manca per noi è bene. Tanto la loro rapidità nel ripartire, mi preoccupa veramente. No, veramente. Sai tanti, ma sulla rapidità i nostri difensori non hanno problemi a lasciarsi alle spalle, c'è l'uno contro uno Kalulu e Gatti con Turam e Lautaro, non è un grosso problema, nel senso che noi campo alle spalle, poi tornerà a cambiarsi magari a sinistra, a destra. Ragazzi, io lo dico, cioè Savone i primi sei mesi l'anno scorso in next gen faceva fatica a stare in next gen, poi migliorato, cioè il fatto, io ripeto, io il progetto, lo accolgo, lo rispetto, però io dico sempre che non voglio essere l'Udinese, nel senso che io, se Savone è l'unico titolare che ho, ragazzi, non va bene per la Juve, per chi costruisce la Juve, e allora Savona deve stare dietro a un terzino destro, cioè Rui deve stare dietro a un terzino sinistro, cioè non puoi preferire Rui a Gatti in una sostituzione quando hai portato la partita a casa. Però io poi, Frank, ripeto, ti dico cosa, cioè quanto del fatto che Savona in questo momento sia diventato titolare inamovibile sulla destra dipende il fatto che Danilo in questo momento non è considerabile abile e arruolabile, il fatto che Bremer comunque si è rotto e quindi ti tocca in un certo senso spostare Kalulu e usarlo sempre come centrale, cioè secondo me la stagione, l'infortunio di Bremer te l'ha fatta crollare come il castello di cioè non la stagione intera, perché magari così si fa troppo disfattismo, però cioè, ti sposta tanto il fatto che perdi un difensore come Bremer. Però quando abbiamo sentito inizio anno che Danilo non era tanto ben visto in questo nuovo progetto, per esempio, io parlo di scelte, poi le sbagli, le indovini, ti va bene, non ti va bene, a volte poi si è anche sfigati, perché Bremer, io ho detto subito che Bremer, il giorno dopo dissi che Bremer toglie 10 punti alla Juve, perciò invece io avrei fatto cambio con una sconfitta all'Ipsia e non aver rotto, e non che Bremer si fosse rotto, sì, perché sì, Bremer è uno dei migliori in Europa da quel punto di vista, ti dà sicurezza in tutto, anche a chi sta davanti, a chi sta ai lati, a Kalulu che stava insieme. Però il problema è quello, che ora qualcosa, io dico che puoi cambiare anche tu qualcosa, tu mister, no? Nel senso che magari ti crollano un po' di certezze, perché Bremer ti toglie una certezza a livello tattico, a livello di personalità, a livello di cattiveria, di marcatura, di letture. Secondo me dobbiamo cambiare qualcosa.
e Savona, io per non dargli troppe responsabilità, no, perché Savona oggi, per esempio, dal primo minuto è andato in bambola e sulla sinistra, sulla nostra destra si sono divertiti, e questo non va bene per lui, sempre per la sua crescita, no, che non va bene. Però ti dico, ma io sono totalmente d'accordo con te, ma io ti dico, forse allora, visto come è sceso in campo il primo tempo e come è andato negli spogliatoi, ha avuto senso aspettare il 60esimo per toglierlo? No. Io al primo tempo stavo nella mia live e ho detto, secondo me un paio di giocatori andrebbero sostituiti tra primo e secondo tempo. E Savona, ma perché non leggevo? Cioè, Savona era andato in bambola, capita a tutti i giocatori, figuriamoci uno giovane in Champions dove può andare. Ma poi era non era la prima da titolare? Ma poi anche sulla paratona che fa Perin, lui non legge proprio il cross che arriva, ci sono delle cose perché noi spesso non ci tirano nemmeno in porta, no? Perciò nelle difficoltà non vediamo determinate cose, perché fino a questo momento la squadra che ci ha fatto subire tiri, azioni offensive, è stato lo Stoccarda, fino a questo momento, diciamo, della stagione. Perciò oggi siamo andati in difficoltà, e tante letture siamo andati in difficoltà, ed è questo. Io quello che voglio invitare alla società, perciò al capo, io quando dico società al capo, che dobbiamo a gennaio fare qualcosa di diverso, perché noi dobbiamo andare in campo perché siamo la Juve, punto. Poi Savona deve crescere dietro un terzino, prendere un centravanti al posto di Vlahovic, come vice, che magari può crescere Vlahovic a sinistra, se non c'è Ildiz, che io non lo farei mai giocare là, però se non c'è Ildiz c'è Mangulà, ragazzi, questi siamo, cioè nel senso, noi abbiamo la coperta corta ora davanti e dietro con l'infortunio di Thuram e con questo Danilo, cioè Danilo oggi mi aspettavo in mezzo al campo non è che è molto più lunga, perché poi la no, però quando ce l'hai tutti ce le hai le scelte, quando ce l'hai tutti ce le hai le scelte, diciamo. Il problema è che in difesa siamo questi, nel senso che senza Bremer siamo questi qua, e con questo Danilo che oggi mi aspettavo veramente magari desse un moto di orgoglio a una cavolo di prestazione, quello che ha combinato Danilo oggi è di un livello bassissimo, cioè quello che ha combinato Danilo oggi è di un livello bassissimo, anche l'intervento sul rigore è proprio di un livello bassissimo, di stare da un'altra parte, proprio a pensare da un'altra parte. A me dispiace, dobbiamo alzare il livello, parlo anche dei giocatori, io ripeto, la punizione che fa al 96esimo, 97esimo, anziché metterla in mezzo, ti mette a palleggiare ancora in due, sono sintomi, diciamo, che c'è qualcosa che non andava oggi, sperando che da domani sia già tutto resettato e andiamo avanti. Non è un problema, il problema è capire dove arriveremo. Io volevo vincere oggi, che già mi ero messo a posto con la Champions. Io sto pensando alla moneta per fare sempre mercati migliori, per fare una Juve più forte, era per quello, non per altro. Vai Virgi, voglio sentire anche te sull'approccio a domenica, su cosa ti aspetti, che partita ti immagini. No, io cerco ora ultimamente di controllare il mio pessimismo, perché mi rendo conto che a volte esageri, no? Però onestamente io domenica non la vedo benissimo. E l'Inter è vero, ha perso due giocatori, però è comunque una squadra, ragazzi, che ha anche nelle riserve dei grandissimi giocatori, che insomma in questo momento loro sono la squadra da battere, quindi non sono l'avversario migliore da trovare per chiunque. Non ho buone sensazioni, però penso che sia una bella occasione, perché se la prepari bene magari riesci a avere subito dopo questa sconfitta brutta che ti arriva in casa un'opportunità di riscatto. Cioè, è importante però, nel caso in cui non dovesse arrivare un risultato positivo, comunque bello, che non crolli tutto, ecco, quindi insomma deve essere preparata bene dal punto di vista mentale e non caricata, secondo me, troppo, perché la stagione è ancora lunga. Dimmelo. No, niente, non fai finta di nulla, guarda, mi tolgo anche, no, perché io quando leggo certe cose poi vai, continua, fai finta che non abbia fatto nulla. No, niente, dico questo, dico che sarà una secondo me sarà una partita difficile, mi aspetto, però sai, alla fine l'anno scorso c'è da dire che il Bologna all'Inter ha fatto male in più di un'occasione, e questa è quella a cui io mi attacco, perché diciamo che Motta come batterla l'Inter lo sa, e bisogna secondo me recuperare tutte le scorie della partita di oggi, fare proprio tabula rasa e ripartire, senza caricarla troppo, perché ci può stare che vada male. Ma poi ci può anche stare che effettivamente al di là
che non sia un atteggiamento da Juve, che questa squadra mentalmente abbia davvero un attimino messo il focus sulla partita di domenica. Non sono particolarmente preoccupato di prendere imbarcate a Milano. Secondo me faremo una bella partita e diremo la nostra. Sarà molto difficile fare il risultato. Non ho paura delle imbarcate. No, imbarcata nemmeno io, cioè non penso che si vada laggiù a prendere gli schiaffi. Ragazzi, però... io ve lo dico, sono tutti i presupposti per fare delle clip incredibili comunque. Poi ma io mi auguro che mi prendiate e mi diciate ah, oh, quella lì è sempre negativa, me lo auguro. Vai sindaco, concludi pure su... cioè semplicemente... Voglio leggere la partita di stasera come una partita che ha avuto una serie di componenti negative, ma da un certo punto di vista episodiche, a parte i difetti strutturali di questa squadra che abbiamo appena elencato, perché purtroppo la coperta col perdurare dell'infortunio di Milik, con il perdurare prolungata assenza che si prospetta per Bremer e con magari il mancato colpo a fine mercato sull'esterno, magari ha reso questa squadra leggermente corta, perché effettivamente ripeto, mancava solo che mettesse dentro un Bangula stasera, poi c'era Azic, Bangula, Rui, Cabal e Savona, ed effettivamente oggi abbiamo fatto un pochino fatica, cioè, nel senso, come diceva Frank, come ha riassunto Frank bene prima, non siamo l'Udinese, ecco tutto qua. Ma io ho una domanda per Virgi, ma Dario Pellegrini dov'è? Mi ha scritto, ma non era a casa stasera, c'aveva da fare. E più che altro Simone Nasso ci può ancora stare, no, capace sono sempre in sala stampa per fare la conferenza post partita. Oggi è lunga il post partita da scrivere, da analizzare oggi, che poi io ripeto non dobbiamo pensare a oggi è troppo. Ragazzi, brutto per con essere Frank, vero, scusami, quando arriva comunque Good Morning Guys di Juventino in Australia. Assolutamente, queste sono le uniche parole in inglese che conosco, perciò figurati. le imparate qua con Juventino in Australia. Nella vita ci sono due cose certe, la morte e il Good Morning il Guys di Juventino in Australia. Cioè, io sono d'accordo con stanze di cinema. Perché il calcio è dei giocatori, punto. Perciò l'allenatore ci può mettere tutta la voglia che vuoi, ma se ti mancano i giocatori forti, fai fatica con tutti, perché sono loro che determinano quello che succede in campo. Coop Miner sta facendo un grande campionato, ha sbagliato 3-4 gol facili, ma quello che fa in campo senza palla, come va in appoggio a Vlahovic, non lo fa nessuno. Perciò oggi ti potevi inventare una cosa di diverso, perché tu non hai un giocatore simile o con quelle caratteristiche. Ecco perché dico, è vero la duttilità, che ogni giocatore deve fare 10 ruoli, calcio fluido, freschet, non c'è calcio fluido, Coop Miners ne è uno, perciò quella tipologia di ruolo lo fa Coop Miners, se no facciamo un'altra cosa. È quello che mi preme dire, ma non è colpa di nessuno. No, ma tra l'altro ce ne sono tanti. Ho letto di qualche commento di Coop Miners lamentandosi, ma se è questo Coop Miners, ma io col Cagliari, per me col Cagliari in campo di Coop Miners ce n'erano tre prima che uscisse. Pensa che esce al 45esimo con le costole disgraziate. Cioè, era a prendere palla dal portiere ed era sempre in area a provare a concludere l'azione. Ovunque, un giocatore veramente strano. A me ricorda tantissimo Nedved. Se tu lo osservi, Nedved di piano, quello che è stato spostato in posizione più centrale, è un giocatore di raccordo, un giocatore associativo e un po' più tuttocampista di Nedved, che invece forse aveva qualche gol in più, qualche giocato offensiva in più nelle,
le corde. No, se, Andre, se fosse stato più freddo e più preciso, aveva già 5-6 gol all'attivo da quando è arrivato. Oltre al gioco che fa, io quello che voglio dire, l'intelligenza del calcio a prescindere dall'allenatore di Koopmans, come hai detto tu, cioè ti viene a prendere la palla vicino al centravanti, va sull'esterno sinistro, viene vicino ai due centrocampisti, si allarga sulla destra, prova a calciare in porta, mette delle belle palle. Bellissimo. E, cioè, è un giocatore per noi molto utile. Allora, se non ce l'hai, non parlo di Tiago, parlo in generale, se non ce l'hai magari non fai la stessa cosa a livello tattico, no, come squadra, magari facciamo qualcosa di diverso, perché Coop non c'è, o come quando gioca Nico, che Nico tende a tagliare sempre già dalla tre quarti verso, sai, verso la porta, verso il campo, con Sensao è diverso. Io Yıldız sui piedi, sulla linea, e che deve fare anche lui 40-50 metri per aiutare il nostro terzino, la faccio fatica a pensare che sia il suo ruolo. Poi lui ci dice va tutto bene, quello che deve fare, noi poi 5 partite ha fatto un gol, un tiro verso la porta oggi, ne ha fatto uno il secondo tempo che è andato centrale. In 5 partite Yıldız è del nostro 10, è giovanissimo, deve crescere, deve maturare, però è quello che ci potrebbe dare una scintilla in più nell'ultimo terzo di campo, ora si dice così per parlare bene, scusate. Fatemi sentire il nostro Andre. Ma ragazzi, se vogliamo trovare un po' di ottimismo da questa partita, da questa sconfitta, è quello che abbiamo detto prima, e cioè che al netto delle assenze, oggi il problema è stato l'approccio, il problema sono state le scelte, il problema è stata l'attenzione che abbiamo messo sul campo. Quindi il lato positivo è che può servirci da lezione nel preparare la partita che andremo a fare a San Siro domenica, quindi sarà un campanello d'allarme che ci farà arrivare belli sull'attenti. Segna Frank, che poi dopo ne riparliamo, che ci farà arrivare belli sull'attenti a stravincere contro la seconda squadra di Milano, che non mi piace nominare. Frank, prendili bene gli appunti, scrivetela tutta. Sì, posso sapere che cos'è, perché ti ho messo anche in primo piano nel frattempo. Non so se ho fatto un disegno brutto verso la porta sulla lavagnetta. C'è poco da stare. Me lo mandi su WhatsApp. Ma un disegno che non si può nominare perché ci cambiano la fascia da sport a qualcos'altro qua sopra. Sì. Perché è come abbiamo preso oggi. Oggi sono arrabbiato, cioè vabbè, ora è passata perché subito dopo è caldo, così ora passa un po', però oggi Frank, è una di quelle partite... mi leggi il commento un attimo di Juventus in Australia? No, sono d'accordo con lui. No. Sono assolutamente d'accordo con voi. Anche perché, scusa, Juventini in Australia, puoi scrivere in italiano, visto che il nick è in italiano, che è per rispetto proprio, non è tanto è per rispetto. No, ma sono d'accordo che Juventini in Australia, assolutamente. In realtà puoi leggerlo anche in inglese, che sarebbe la stessa cosa. Frank, leggilo in barese. Frank, leggilo in barese. Vai, Frank, leggimelo in barese, Frank, vai. Ma middle che significa? Mezzo. Al centro. Sono d'accordo, vedi, Yıldız deve giocare al centro. Sono d'accordo. Vedi, non so mica... Ragazzi, non scherzate, come c'è. Con calma. La lingua del pallone è universale, diglielo. Esatto. Vabbè, allora me lo puoi leggere in barese, però in italiano? Osho Kuo Centro, Yıldız Osho Kuo Centro. Deve giocare al centro. A mini do sug. Vabbè ragazzi, vedi, c'è dell'entusiasmo comunque. Cioè, noi stasera... comunque c'è più negatività quando vinciamo e quando perdiamo. Insomma, oggi è stata abbastanza dura, Fabio. Lo so. No, sto cercando di sdrammatizzare il più possibile, perché io in realtà, ora posso dirvelo, no? Alle 00:33, dopo questo Juventus... Stoccarda, io sì, vabbè, la partita di stasera è stata finita la Champions League, è sempre la Champions League, però lo ammetto, cioè io dopo la partita con la Lazio la mia testa è a domenica, ma perché io come il mister Gatta io la sento troppo. Provincia Lotti.
No, pensare no. Che fino a 3-4 anni fa era una partita come se giocassimo con, la, con tutto rispetto alla Salernitana. Per me mai è stata una partita normale, mai. Sì, sto scherzando, che devo fare? Mai, anche perché la mia memoria calcistica parte proprio dal periodo di Calciopoli, capito? Quindi... Però avevamo una bella presunzione 3-4 anni fa quando andavamo a Milano, avevamo questo, come si dice, petto in fuori, diciamo, avevamo questa... Dice, vabbè, vai con l'Inter, partita difficile, l'ambiente, la squadra che sportivamente o calcisticamente odiamo di più, però tu andavi là che Morata segnava anche con gli occhiali da sole, capito? Anche quando non serviva... Cioè, ora, però sai che ce n'è stata, sai che ce n'è stata una, non so se ve la ricordate, quella dove loro vincono 2-1 con gol di Perisic e Icardi. Certo. Lì ragazzi mi ha impressionato San Siro. Cioè giocare quella partita lì a San Siro non è facile. No, vabbè. Ora si vede quel giorno lì, come hai detto prima, Andre. Che cosa? Non... Quella volta in cui c'era San Siro particolarmente infiammato, in cui l'Inter ha vinto. Ah, gli avevano venduto tutti i biglietti, dici. Tutti i biglietti che gli avevano chiesto. C'era stato un fattore alla base. No, ragazzi, io il ricordo più bello che ho a San Siro è 2007-2008, il ritorno dalla Serie B, in mezzo, io ero in tribuna ma circondato completamente da interisti. Una signora che poteva essere mia madre seduta davanti a me, che tra il primo e il secondo tempo faceva finta di chiamare la figlia e diceva: qua dietro ci sono questi juventini che morissero, cioè che lo faceva apposta. Lo diceva lei, però faceva in modo che... ma ci dissociamo da queste robe. Io mi dissocio a prescindere dalla gente come lei, però... Siamo diventati una trasmissione da libro cuore. Ma poi mi dissocio da quei colori, capito? Prescindere. Però è finita con gol di Camoranesi e Trezeguet, e grande vittoria, ragazzi, al ritorno alla Serie B... Prima partita contro l'Inter a San Siro, proprio bello. Spero che riusciamo a ripetere un'impresa del genere, perché ci vorrebbe proprio. Dopo è la parola impresa che non mi piace. Per noi deve essere la normalità. Ho capito, però adesso le cose stanno come stanno. Loro sono i campioni d'Italia. No, vabbè, anche perché Frank, lo dici tu per primo, che loro sono forti. Saremmo qua a dire diciamo cose non vere, sono più forti e ecco, e c'ha ragione Virgi, ecco perché oggi per me era più importante di domenica, semplicemente perché domenica la puoi mettere in preventivo che la si può perdere perché giochi a Milano, una partita con una squadra più forte. Oggi noi giocavamo con la decima in Bundesliga, preso 15 gol, noi oggi giocavamo con la decima in Bundesliga, non dico di vincere perché le partite nessuna è facile e le devi giocare sul campo, però mettergli un po' di timore a questi qua oggi, cioè non dico che devo fare chissà che cosa, no? Un tiro in porta oggi solo oggi con il dito. Comunque ragazzi, noi consideravamo lo Stoccarda una squadretta cuscinetto, cioè nel senso non noi, siamo più alti, ci hanno portato a credere che avessimo avuto un sorteggio da quel punto di vista lì abbastanza morbido, cioè noi fascia. Prima ho letto un tweet di Pietro Micheletto, no? Che salutiamo se ci sta seguendo. Quarta fascia, la nostra quarta fascia è stato Stoccarda e Aston Villa. Quando ho fatto dopo le sorteggi, a Birmingham, ragazzi. No, ma quando ho fatto un tweet che siamo stati sfigati ancora di più per le fasce quelle più basse, mi hanno preso a male le parole, perché è vero l'entusiasmo aiuta, però poi bisogna essere anche pratici e queste sono squadre che comunque vincerle è come dire è facilissimo vincere, perché ora con le idee no, perché noi oggi siamo arrivati a una squadra incerottata dove anche l'allenatore secondo me è andato in difficoltà, perché tu ti giri in panchina e ti mancano 6 giocatori e si fa anche fatica a volte a fare delle scelte, perché io ripeto, Vlahovic oggi non andava tolto a prescindere dalla prestazione, ognuno può essere di un suo parere, ma proprio perché tu non c'è più nessun punto di riferimento. Se tu mi metti un'ala veloce come UEA, no, per andare sul fondo così, e poi ti manca il punto di riferimento in aria, cioè Andrea che è stato un attaccante, cioè al primo tempo mai messa una palla, il secondo tempo sono state messe 3 e l'attaccante non c'era,
questo ti fa andare no, cioè, in... il paradosso. Non so se, cioè, il ragionamento che mi è venuto da fare è se, soprattutto nel calcio di Thiago Motta, siamo arrivati sul fondo nel secondo tempo perché qualcuno faceva le giocate che doveva fare per arrivarci, che nel primo tempo non venivano fatte. Quindi, legacy, Vlahovic in questo caso. Però, sai, le partite nel secondo tempo si aprono comunque sempre, quindi non è questo. Cioè, di base, Vlahovic non lo devi togliere in una partita così, perché, per quanto ripeto, lui doveva mettersi nelle condizioni di essere un pochino più utile alla causa, anche in una partita in cui magari le palle giocabili sono poche, quindi andando ad alleggerire un po' la pressione, prendendosi qualche fallo, andando a sporcare qualche traiettoria, qualche passaggio, facendo qualche contratto. Andre, ti sentiamo parecchio male. C'hai, non so, forse la mano davanti al microfono, poi ti vediamo un po' allagante. Mi vedete un po'? Ti vediamo un po' a scatti. Sì, un po' a scatti. Adesso forse meglio. Ok. No, dicevo che al di là del fatto che tu devi metterti nelle condizioni di renderti utile, mi sentite bene adesso? Sì. Okay. Anche quando non puoi magari dare un apporto dal punto di vista offensivo o delle conclusioni in porta, quello che mi aspetto da un attaccante che è dentro la partita e si sente comunque leader e coinvolto in un progetto è di dire: ok, se stasera non è la mia partita dal punto di vista offensivo, quantomeno do una mano là dove serve, ecco, non mi isolo, non mi incaponisco, a parte il fatto che effettivamente oggi non è che l'abbiamo visto fare neanche smorfie, sbracciate, buffi come gli è capitato anche di recente, però ripeto, la completezza dell'attaccante che vuole essere anche leader passa anche nella comprensione che non tutte le partite puoi essere il bomber che fa doppietta e che la risolve. A volte sei risolutore anche quando fai una rincorsa in più, anche quando guadagni un fallo in più, una sponda in più o lotti un pallone in più. Ecco, oggi io Vlahovic da quel punto di vista non l'ho visto. Tutto qua. Buonasera a tutti depressi come me. No, vabbè, non siamo neanche stati così tanto depressi questa sera. Ma quale depressi? Anzi, se vuoi mandami un racconto in inglese, te lo leggo, te lo traduco. Eravamo più depressi. Eravamo più depressi comunque dopo certe vittorie, nel senso, ho visto facce molto più tristi dopo certe vittorie, quindi no, la depressione non ci accompagna questa sera. Siamo stati un po' arrabbiati, probabilmente. Perché... Ma sono stati arrabbiati Fabio, anche nostri, cioè quantomeno dispiaciuti, che sono andati ai microfoni tutti, anche lo stesso Thiago Motta si è assunto le responsabilità, Perin lo stesso, hanno tutti parlato di una partita che ovviamente non volevano che finisse in questo modo, e nel senso, penso il mood fosse condiviso con quello della squadra, ecco, dopo una partita di questo tipo. Per quello ti dicevo prima che mi auguro che comunque nel male, nella sconfitta di questa sera e nella prestazione negativa di tutti, dall'allenatore a tutti quelli scesi in campo escludendo Mattia Perin, mi auguro che sia veramente una forza positiva da prendere e trasmettere a partire già da domani, nell'allenamento di domani per preparare la partita di domenica. Ma che adesso al di là del fatto che giochiamo contro Inter, che fosse stata anche un'altra squadra, ovviamente c'è l'Inter, quindi ha un peso specifico molto più ampio, forse più per noi tifosi che per loro, però mi auguro che, ecco, forse spero che l'unica cosa di positiva di questa sera è che tutti quanti loro, protagonisti del gruppo squadra, abbiano colto di aver fatto una brutta prestazione e che tutti quanti da domani inizieranno a remare a preparare la partita di domenica in un determinato modo. Questa è l'unica cosa che spero possa venire fuori di positivo dalla partita di questa sera. Vorrei fare, anche se mi viene molto complesso, perché tanto il migliore in campo sappiamo tutti qual è, no, stasera, cioè credo che tutti quanti siamo d'accordo su chi potrebbe essere potenzialmente...
Io ora voglio la clip, me lo rifai per favore. Chi è il tuo migliore in campo? Per me Turam. Clippate, grazie. Clippate, andate su X e taggate Frank Bianconero, mi raccomando. Mi raccomando. Possono taggarmi quando vogliono. No, dicevo. Dai, facciamo il giro per il meme, dai. Camavinga, sembrava avessimo preso Camavinga. No, ragazzi, piccola parentesi. Ho visto il bruttissimo infortunio di Calafiori, sono dispiaciuto. Abbiamo risparmiato 50 milioni. Bruttissimo. Brutto. No, dal punto di vista di carriera, di quello come stava evolvendo, come stava crescendo la sua carriera dopo quello che ha subito 3 anni fa e a livello anche mentale, cioè subire lo stesso ginocchio, magari lo stesso infortunio. Stesso ginocchio, però non ci ho fatto caso tu quello. Mi inquadriamo empatia Frank. Abbiamo risparmiato 50 milioni. Rifaccelo Frank, rifaccelo. No, vabbè, che c'entra? No, lui veniva da un problema, perciò tu sai bene che se quel ginocchio è già, diciamo, tra virgolette scontrato, nel senso che comunque ad ogni minimo movimento, io leggevo che era lo stesso, però non ho visto soltanto però ha fatto un movimento veramente innaturale, sì, punta a terra, ho visto sì, io ho mandato il video a lì è proprio brutto, cioè è un peccato perché stava proprio la sua carriera stava prendendo quota e stava prendendo anche la titolarità nell'Arsenal, ormai è nazionale punto di riferimento, perciò sicuramente. Guardate, però io, diciamo che nel calcio si è cinici e risparmiato 50 milioni. Io onestamente, cioè, mi spiace dirlo, io non lo so neanche che sarà fatto male Calafiori, l'ho scoperto adesso, però è una cosa, cioè una sensazione che ho avuto quando quest'anno la Juve lo ha seguito insistentemente in estate, ho preso un po' di informazioni su di lui e ho guardato qualche video, ho letto di quello che si era fatto e onestamente il mio unico grossissimo timore era proprio legato al suo ginocchio. Cioè, così giovane, avere un ginocchio che ha subito un infortunio così grave, perché il suo infortunio era stato gravissimo. Non grave, gravissimo. Dovette andare a giocare in Svizzera, non ci credeva più nessuno. Sì, ma gli era proprio esploso il ginocchio, una roba brutta, terribile. E quindi onestamente ho detto, ok, un giocatore che deve costruire una carriera su un ginocchio del genere, io rischio di ricaduta, lo ho temuto, soprattutto perché in questi anni ne abbiamo visti veramente tanti. Guardate Strootman, guardate Zaniolo, guardate Milik, cioè gente che si è fatto male 2 volte allo stesso. Cioè, il calcio è cambiato anche come carichi, cioè le articolazioni. E soprattutto, scusami, Massimo Scrampo. Il numero non so quanto di questa stagione nell'arco di meno di un mese che salta al ginocchio, perché esatto. Siamo partiti da Rodri per passare da Bremer per andare su Carvajal, probabilmente mi dimentico ancora di qualcuno e io credo che questo debba iniziare a diventare un tema, perché al Carboni. Di là del fatto che buono, esatto, cioè al di là del fatto che Calafiori adesso non so se il ginocchio lo stesso tutto, ma delle fragilità su un ginocchio già le ha avute, quindi è un caso a sé, però secondo me inizia a diventare un po' un tema questa cosa qui, ne abbiamo parlato anche con il coach un paio di settimane fa e comunque no, beh, era solo un attimo per no, comunque in bocca al lupo a lui, sì, certamente, sì, pronta guarigione, è una notizia che davvero apprendo da te, non lo sapevo, sì, mi piace tantissimo. Anche perché sono stato, non so. No, poi è brutto se ti capita di vedere le immagini, è proprio brutto. Cioè non è una distorsione, è proprio brutto. E ragazzi, dai, facciamoci il giretto. Sul migliore penso, ditemi voi se lo volete fare, credo che tutti quanti andremo dalla stessa parte. Per me il migliore in campo oggi è stato ovviamente Mattia Perin, scusate.
Il peggiore, credo non lo do a Savona solo perché non voglio giustificarlo, ma può capitare a un giovane della sua età. Però ragazzi, però Fabio, scusami, cioè se uno è il peggiore puoi essere anche giovane. Ma io stima, perché questo poi tutte le volte sono sempre giustificati. Se uno, però per me è peggio Danilo. Perché però io per me devo venire qua a dire no, ha fatto male, però cioè ha fatto male, punto. La prossima partita farà meglio oppure farà uguale, però se siamo qua a giudicare la partita dobbiamo dire della partita. Giustissimo Virgin, ma solo che stavo per dire, lo vorrei dare a Savona. Ma non era per dire da te, nel senso. No, ma ci manca a me. Lo vorrei dare a Savona. Ma stasera è stata troppo imbarazzante la prestazione di Danilo per il giocatore che è e per il giocatore dell'esperienza che ha. e quindi è difficile non punirlo come peggiore in campo questa sera, perché un giocatore come lui queste robe qua non le può fare, cioè queste prestazioni qua non le può fare. Ma poi vabbè, io ho visto male anche Fagioli, come ci dice qualcuno in chat, Turam, ragazzi, cioè non è... però proprio perché sei Danilo, per me queste partite qua tu non le puoi sbagliare, cioè non esiste. Frank. Turam è peggiore per me. Migliore? Perin. Ma vabbè, Perin. Se non lo volete dire, se siete tutti d'accordo su Perin, ragazzi, lo scarico. Perin ci ha fatto perdere di corto muso, va bene. Ottimo Perin. Vai Virgi. Che bello. Vabbè, Perin migliore in campo, peggiore, anch'io indecisa, in realtà sono indecisa tra tre, il Diz, Savona e Danilo. Per forza di cose, per quanto ha inciso sul risultato, bisogna dire stasera secondo me Danilo, perché causa il rigore, è colpevole anche nel gol che viene annullato allo Stoccarda, quindi stasera secondo me il peggiore in campo è stato lui. Sindaco. Guarda, io Danilo l'ho menzionato al minuto 2 della live, nel senso che... È vero, confermo. No, onestamente ha infilato una combo di errore, ma proprio marchiano sul gol, che poi, tra l'altro, ovviamente la beffa, che era anche deviata lui. Cioè, a me, quello che ha messo fuori causa Perin sul gol annullato è stato anche il suo tocco. Quindi, ma proprio perché era in ritardo, ma non puoi perdere un uomo così 5-6 metri al limite dell'area, proprio si è lasciato attirare dal pallone in maniera dilettantesca. Il problema di Danilo, poi all'ammonizione, secondo me, proprio sembrava che la stesse cercando da ufficio inchieste, mi sono giocato ammonito tra il 60esimo e il 65esimo, no, giuro. Una roba imbarazzante. Ci mancherebbe altro che quella, guarda. Ci mancherebbe altro che quella. Quest'anno ci mancherebbe altro che Danilo squalificato. Una roba del genere. Se la stessa andando a cercare quell'ammonizione lì, da quanto è stato un intervento superfluo, in ritardo, figlio di un atteggiamento proprio sbagliato, un posizionamento del corpo. E, non lo so, proprio un'ammonizione pessima e ciliegina sulla torta. Poi il rigore, per quanto quasi veniale, anche se è sempre rigore, ma deriva da un atteggiamento quasi indolente, e questa cosa è imperdonabile. Non lo so, non credo che la stia vivendo bene. Adesso è uscita la notizia che sta cercando di togliere la clausola legata al 50% delle presenze con rinnovo automatico, quella magica clausola che aveva fatto rinnovare Alessandro, anzi Alessandro aveva anche una percentuale più alta, ma siamo riusciti lo stesso a raggiungerla in quell'anno terribilissimo. Se vogliamo, per non divulgare del tutto. Però ecco, allora sicuramente l'input, cioè il mio discorso è, allora sei un professionista,
e tutto. La mia impressione è che Danilo si senta già con un piede e mezzo fuori dalla porta. Cioè, se tu hai paura che in ogni caso tu dici non mi fanno giocare perché hanno paura che scatti il rinnovo automatico. Voglio, quindi il tuo ragionamento è voglio togliere la clausola. Togliere la clausola cosa vuol dire? Arrivare a scadenza. Vuol dire a fine anno mi levo di... come direbbe Virginia, le parti di Virginia. Sì. Ecco. Senza la C, si direbbe direttamente, tutto attaccato senza la C. Esatto. Però guarda, Andre, ho detto la stessa cosa che hai detto te un paio di giorni fa. Cioè, per me lui, a parte sentirsi in questo momento fuori dalla Juve, o quantomeno soffre il fatto di non giocare, e è una cosa evidente, la si capisce anche se magari non la fa percepire ai microfoni e roba del genere, che è sempre stato impeccabile da quel punto di vista, gli va dato atto, nonostante il momento negativo. Però la mia impressione è che, cioè, se ti sei convinto di avere ancora qualcosa da dire, cioè te dovresti scendere in campo e dire io quel 50% me lo voglio conquistare perché mi merito di rimanere alla Juve, magari, non so, nel calcio che conta ancora una stagione. Invece, non so, lo vedo un po' arrendevole da quel punto di vista. Poi sì, bisognerebbe, sai, conoscerlo, da parlarci, cose varie, però non so, sono un po' di, sì, segnali che mi fanno pensare che abbia un po' accettato questo destino, ecco. Io non mi stupirei, e forse spererei che Danilo magari accettasse di andare via a gennaio, così con i soldi di Danilo riusciamo magari a prendere un difensore. C'è anche da dire che non è che possiamo pensare di marginare chissà che. No, cioè, però cifra... è uno di quelli della rosa che prende l'ingaggio maggiore. Ah, cioè, vabbè, ma tu intendi a livello di slot, ok? Sì, ok. No, perché, cioè, davvero, le prospettive sono due. O non lo fai giocare la maggior parte delle partite per non far scattare il rinnovo automatico, perché non glielo vuoi far scattare, perché l'input societario è quello, e non stiamo parlando comunque di Sergio Ramos, cioè, o meglio, nell'ottica... Mannaggia la miseria, in modo da spaccare la chat dopo su questa cosa qua, scusa. E oppure lui chiede di togliere... Io preparo, nel frattempo. La clausola del rinnovo, perché pensa che questo gli permetta di giocare qualche partita in più, ma sempre nell'ottica della società di salutarla a fine stagione. Quindi, cioè, come la vedi male, secondo me, e lui la vive male. E quindi io credo che sia a un certo punto quasi auspicabile che lui, a patto che troviamo un sostituto all'altezza, magari tolga il disturbo se non fa più parte del progetto e se non si sente più parte del progetto, perché poi, se come dici tu, Virgi, quando gioca fa queste prestazioni qua, non è utile a nessuno. Però devo dirti che a me contro la Lazio, per esempio, è vero che si giocava in superiorità numerica, però mi è sembrato un giocatore, cioè se stasera mi avesse fatto una prestazione come quella contro la Lazio, secondo me avrebbe potuto anche mettere un attimo in discussione, no, il discorso delle gerarchie. Perché, ma sai, con la Lazio ha fatto un altro tipo di partita, lui ha provato a metterci, ma anche Thiago Motta lo ha elogiato dicendo ma Danilo ha cambiato la partita perché è entrato con un approccio volto a giocare la palla, abbiamo cominciato a far girare la palla più veloce, sì, ma poi scrive anche bene Cornkid in chat, cioè non era stato sollecitato in fase difensiva. Lui di lavoro fa il difensore centrale, cioè la Lazio era in 10, ha rinunciato praticamente ad attaccare, lui ha giocato, ma oggi i due attaccanti dello Stoccarda hanno fatto un movimento, non ci ha capito nulla. Niente. E non ci ha capito nulla, e lui a un certo punto si è innervosito, perché se vedete quell'azione in cui l'attaccante dello Stoccarda prende la munizione, lui quella roba lì l'ha subita. Dopo tre minuti, sempre stesso giocatore, su Kalulu, non viene espulso. Fatto sta che quello lì, per tutta la partita, lo ha messo in difficoltà, c'è stato, poi è andato a prendersi
già aveva rischiato il giallo quando è scivolato e gli ha volato in mezzo alle gambe e poi dopo ha preso il giallo perché era lì che sembrava che lo stesse cercando in giro per il campo disperatamente questo cartellino giallo e poi cioè, è caduto proprio nella trappola anche psicologicamente da un leader come lui non te lo aspetti, c'è cioè, un leader. Andrea, ma per te il peggiore è stato Danilo? Ma per te il peggiore è stato Danilo? Per me il peggiore è stato Danilo, ma di gran lunga. Allora Frank, prima di farti impazzire, perché mica mi son dimenticato che volevi impazzire. No, ma noi abbiamo aperto la puntata dicendo Frank stasera è carico a pallettone. No. Quindi chiuderemo la puntata con Frank in escandescenza totale, ci daremo l'appuntamento se saremo vivi alla terapia di gruppo dopo Juventus e la seconda squadra di Milano. Ma prima di andare a sentire Frank, fatemi sentire migliore e peggiore in campo di Andre, così chiudiamo il nostro giro e poi Frank a ruota libera su tutto quello che vuoi liberare. Ma rapidamente, tutti d'accordo con Perin, però semplicemente perché è difficile trovare un migliore in campo e quindi diciamo Perin per quello che ha detto Frank, no? Che ci ha fatto perdere di Cortomuso, che ci ha dato la speranza di portare a casa un punto su quel rigore parato che poi invece non è stato possibile. Peggiore in campo, esattamente come il migliore in campo, è davvero difficile da scegliere, nonostante sono d'accordo nello scegliere Danilo. Difficile da scegliere perché in generale è stata una prestazione secondo me infima da parte di tutti quanti, quindi Perin e Danilo per tagliare corto, perché non vedo l'ora di sentire Frank. Aspetta. È stato un piacere, ragazzi. Buonanotte. No. Ragazzi, la Juve non si deve far sfuggire. Non si doveva far sfuggire Depay, va bene. Non si deve far sfuggire Sergio Ramos. Depay è già andato. Sì, al Corinthians, perché ovviamente da noi non era buono, non sarebbe stato buono perché il progetto dell'asilo nido deve andare bene. Vai, Frank. Pogba al 30%, Ramos e Pogba al 30%, io li tengo tutti e due perché abbiamo bisogno anche un po' di personalità. Perché sennò poi magari prendiamo un nido che me lo sono perso. Scusami, no, il nostro progetto è questo. Stanno provando a portare. No, Sergio Ramos non va bene, leggevo, perché non è il cimitero degli elefanti. Magari prendiamo Muamerovic per fare il difensore centrale nella Juve titolare. Muamerovic. L'abbiamo ribattezzato. Il terzo nome Muamerovic. Ragazzi, onestamente, quando si è aperto un dibattito un qualche settimana fa su Muamerovic, che tu non hai idea che cosa è venuto. Eccoci, guarda la chat come. Ma guarda, state. Che adesso io c'ero l'altra sera quando siamo andati avanti. Hai ragione. Hai ragione. Io devo stare meno tempo col mister Gatta. ragazzi, ce n'è stato uno che non mi ricordo come era stato riportato, ma mi aveva distrutto proprio l'esistenza. Cioè, ho riso per un quarto d'ora ancora dopo la live perché non ce la facevo. Cioè, mi avevate demolito dalle risate quella sera. Demolito. Che un paio di giocatori di personalità a gennaio, se vogliamo sempre combattere, stare fino in fondo, ci vogliono. Ora Sergio Ramos sicuramente non è all'altezza, però se c'è una possibilità, sicuramente Sergio Ramos ha vinto pochissimo, poverino, cioè senso, magari che ne so, può venire a fare una decina di partite da noi. Pogba è una battuta perché Pogba è fuori, però servono un paio di giocatori di livello, di personalità alta, cioè nel senso anche questa cosa qua. Oggi nel campo, quando la partita non ti viene, devi cercare di buttarla in un'altra maniera, anche tu che stai in campo. Perciò io, se mi dai Sergio Ramos, io lo porto a casa a Torino volentieri. Se si chiamasse così, secondo te, Frank?
Sergio, esatto. Ramo Alemovic. Ora per il nostro nuovo progetto deve falsificare il documento, deve mettere 2005, 2004. Così, cioè, così si riviene fuori quella roba su passaporti. No, quelli quell'altri. Oh, così ragazzi si può dire finalmente su, si torna a parlare italiano. Di Juve extracampo, perché era troppo che non si parla di Juve extracampo. Oh, no, no, però a parte gli scherzi, un difensore centrale ci serve, possibilmente anche un terzino destro. Poi è un problema di Giuntoli questo, nel senso, magari, magari anche un attaccante. No, comunque oggi nel prepartita ha parlato di difensore centrale gennaio. Ha detto che per gennaio, insomma, sono sicuri di fare un difensore centrale, che stanno soltanto aspettando l'opportunità. Io vi dico che secondo me Skriniar, se non ci sono grandi complessi tra le società, secondo me è un nome più che probabile. No, raga, così siamo corti. Cioè, te devi avere la possibilità di mettere tutti nella condizione di fare il meglio possibile, così non lo sei. Beh, perché hai la possibilità poi che Kalulu comunque ti fa anche a destra, no? Nel senso che tu puoi farti il terzino destro, allora prendi sia Skriniar e sia sei mesi di Sergio Ramos, vi porti tutte e due, sistemato. Depay no, Depay no, perché Depay andava oltre i 30, Depay mi sa che ha superato i 30. Sembra un misto tra Allen Iverson e il wrestler MVP, dai, con quelle tre. No, poi spaccatissimo, dai. Su Depay avrai posto il veto, cioè non è più, costa uno sproposito, 4 kg. Oh, 2 milioni all'anno prende al Corinthians. Dov'è Corinthians andato? Corinthians 2 milioni all'anno. Allora io direi che con Sergio Ramo Alemovic possiamo tranquillamente salutarci. Assolutamente sì. 1 ora e 51 di trasmissione con 670 persone ancora più con noi, direi che no. Come sempre, un gran numero, un grande grazie a tutti quanti voi che ci avete accompagnato nel commento di questa prima sconfitta stagionale della Juventus. Ragazzi, l'appuntamento sappiamo tutti qual è, perché sappiamo tutti quanto conta, quanto è importante, quanto ci fomenta moralmente. Quindi ci vediamo domenica intorno alle ore 21, più o meno. E perché ci sarà da commentare il post match di Inter. Già, si gioca alle 6. Sì. Ringrazio Mister Gatta, che è passato a salutarci all'inizio quando è uscito dallo stadio. Ringrazio la padrona di casa del martedì sera, la padrona di Juventus ormai, perché siamo... Ormai sei a livello dei fan. Ragazzi, aspetta, prima di salutarvi, chi è di voi che ci sarà a Milano il 16? Io sto guardando i voli, Fabione, però diciamo con la capitana mi costerebbe troppo questa cena. $600 minimo per andata e ritorno, quindi... Mi sa che sì. Dai, però ascoltami, anche io te lo dico, da Modena. Sì. almeno una chiamata con FaceTime o con qualche cosa bisogna fare. Beh, no, assolutamente, quello assolutamente. È vero, facciamo un bel collegamento video se riusciamo, un bel collegamento video. Assolutamente, dai. Assolutamente. Quindi ci vediamo il 16, per chi sarà. Finalmente ci abbracciamo, perché non ci abbracciamo. Io e Franco non ci siamo mai abbracciati. No, manteniamo le distanze. Io c'ho sempre, sono tradizionalista. Ci salutiamo così, con la mano, tranquillo. Sei veramente cattivo. Ieri sera sono andato a cena con Mister Gatta. È più caloroso di te, comunque, Mister Gatta. Assolutamente sì. Il volo di Andre, porca miseria. Facciamo una colletta, è vero? Facciamo una bella... Ragazzi, siamo in ma fermi, non solo siamo... noi dobbiamo coinvolgere, no, se tutta la chat ci desse un euro, no, scherziamo, esatto, ragazzi. Stavo dicendo, no, 670... no, rallentiamo, che sennò... non voleva dire un euro, voleva dire 80 centesimi, non un euro, volevo dire un fantamilione. Un fantamilione. un caffè ragazzi, un caffè a te. Dai, andiamo a salutare, ci vediamo a Milano. Un caffè a testa, ha ragione Andrea.
Andrea, invito ad Andrea Fassone di fare il brillante e dire ti regalo direttamente il volo io voglio, voglio sapere. Andrea potrebbe venire anche lui io, esatto, io voglio sapere ad Andrea Fassone se io ho bisogno, ho bisogno tutti, conoscere tutti Andrea Fassone. Ragazzi, tutta la chat, ragazzi, tutti 600 qui, questi io 700 qualcuno dovrà venire tutti. Io ci ho provato, io domenica sono andato a vedere Inter Roma con Andrea Fassone in un pub, io ho detto Andrea io non c'ho i soldi per andare alle eventi, speravo che lui si offrisse dicendo no ma Andrea non ti preoccupare, invece niente proprio non m'ha appoggiato ma sostenuto. Allora dai, andiamo in chiusura ragazzi, fatemi salutare il sindaco che per la prima volta ha partecipato a un post, quindi abbiamo inaugurato anche ma la perché è un post che assomigliava moltissimo a una live del al martedì, martedì. Del martedì. No, guarda che Virginia si offende se dice una roba del genere, io no dire, assomigliava una... come orari come ok. No, in realtà Virginia me l'aveva detto, guarda che c'è un po' di tutto perché è un post Champions, me l'ha spiegato la differenza sostanziale. Però, ma perché lei ormai è la padrona di Juventus di questo canale, basta dire queste tecniche. Per le mie luci soffuse, diciamo che era un martedì sera tardo dopo una giornata di lavoro lunga, quindi mi perdoneranno anche i fan del post partita che magari sono un po' diversi da quelli del martedì, no? In realtà immagino che la siamo fanbase più o meno, qua. Però, esatto, siamo più o meno gli stessi fratelli di sempre. Esatto. No, però è stato una gran bella chiacchierata, anzi stasera sono stato più prolisso del solito. Ma va, non dirlo troppo forte. Non lo dire nemmeno per scherzo. Non lo dire troppo forte. Mister Stay Halma from USA, grazie mille, grazie perché quest'anno mi stai dando una grande mano in mia assenza, è la prima volta che ci vedevamo da quando non riusciamo a incrociarci perché per motivi lavorativi faccio un po' più fatica quest'anno, però meno male che almeno Inter e si gioca di domenica alle 6, ragazzi. Che bello è l'orario di domenica alle 6, grazie mille. Non riesco a vederla. Per Inter Juve avrei preferito un classico 8 e 3 quarti, però va bene. Vabbè, ci sta. Vabbè. L'importante è che vinciamo, forza Juve fino alla fine, grazie a te Fabione. Ci vediamo il 16. No, tu non ti permettere a saltare, tu non ti permettere a saltare, non ti permettere a saltare domenica Inter Juve perché ti vengo a prendere, te lo giuro. A disposizione, devo mangiare però prima. L'orario storto, io ci ho fatto il bimbo di andare a letto, perciò arriverò da più tardi perché comunque l'orario è veramente le 18 è un orario assurdo, fastidiosissimo. Lo so. Un'altra cena rovinata, speriamo di no, Vale. Speriamo di digerire la pizza della domenica. E va bene, ragazzi, dai. Tutti uniti, che domenica ci aspetta un match di quelli che pesano. Ti voglio bene, Max. Buonanotte. Buonanotte a tutti ragazzi, tutti uniti, forza Juventus, forza Juve, forza. Fino alla fine, sempre, sempre, sempre. Ciao ragazzi, buonanotte.